Gli insegnamenti della regina Kunti di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introduzione. La figura tragica ed eroica della regina Kunti emerge in un periodo esplosivo della storia dell'India antica. Come riporta il Mahabharata, il grande poema epico indiano di 110.000 versi, Kunti era la moglie del re Pandu e la madre di 5 illustri figli, conosciuti come i Pandava. Per questa ragione Kunti fu una delle figure centrali nel complesso dramma politico che 50 secoli fa culminò nella guerra di Kurukshetra, la devastante guerra di successione che mutò il corso della storia del mondo. Il Mahabharata descrive così il preludio di questo immane olocausto. Perché suo fratello maggiore, Dhrasastra, era nato cieco, condizione che lo escludeva dalla successione diretta. Qualche tempo dopo che Pandu era salito al trono, Dhrasastra sposò Gandhari e diventò padre di 100 figli. Questa era la famiglia reale della dinastia dei Kaurava, tra i quali l'ambizioso e crudele Duryodhana era il primogenito. Nel frattempo Pandu aveva preso 2 mogli, Madri e Kunti. Un tempo chiamata Prita, Kunti era figlia di Surasena, il capo della gloriosa dinastia Yadu. Il Mahabharata narra che Kunti era dotata di grande bellezza e personalità. La legge, il Dharma, era la sua gioia ed era fedele ai suoi voti. Aveva inoltre ricevuto un'insolita benedizione. Quando Kunti era bambina, il padre, Surasena, l'aveva affidata in adozione al suo carissimo amico Kunti Boja, che era suo cugino e non aveva figli, da qui il suo nome Kunti. Nella casa del padre adottivo a Kunti era stato affidato l'incarico di provvedere agli ospiti. Un giorno il potente saggio e yogi Durvasa, grato per il disinteressato servizio offerto da Kunti e prevedendo le sue future difficoltà di procreazione, le diede la benedizione di poter chiamare a sé qualsiasi essere celeste per avere dei figli. Pandu, infatti, dopo aver sposato Kunti, era stato colpito da una maledizione che gli impediva di generare dei figli. Aveva quindi rinunciato al trono e si era ritirato nella foresta con le 2 mogli. Là, su richiesta del marito, Kunti poté usufruire della benedizione speciale che le permetteva di concepire ed ebbe 3 gloriosi figli. Dapprima chiamò Dharma, il signore della religione. Dopo avergli offerto la sua adorazione e aver ripetuto un'invocazione che Durvasa le aveva insegnato, si unì a Dharma e a tempo debito diede alla luce un figlio. Alla nascita del bambino, una voce di cui non si poteva capire la provenienza pronunciò queste parole: «Questo bambino sarà chiamato Yudhishthira e sarà molto virtuoso. Sarà splendido, determinato, amante della rinuncia e famoso nei 3 mondi». Dopo aver ricevuto la benedizione di questo figlio virtuoso, Pandu chiese a Kunti un figlio che fosse dotato di un'immensa forza fisica. Kunti allora chiamò Vayu, l'essere celeste che controlla il vento, il quale generò il potente Bhima. Alla nascita di Bhima, la voce soprannaturale rivelò: «Questo bambino sarà il più grande tra tutti gli uomini dotati di forza straordinaria». In seguito Pandu, dopo essersi consultato con i grandi saggi della foresta, chiese a Kunti di osservare il voto di austerità per un anno intero. Poi, allo scadere di questo periodo, Pandu disse a Kunti: «Il re del cielo, Indra, è soddisfatto di te, bella regina. Chiamalo dunque e chiedigli un figlio». Kunti allora chiamò Indra, il quale andò da lei e generò Arjuna. Non appena il principe fu apparso alla luce,
La stessa voce celestiale risuonò nell'aria. «O Kunti, questo bambino sarà forte come Kartavirya e Sibi, due potenti re dei tempi vedici, e sarà invincibile in battaglia quanto Indra stesso. Diffonderà la tua fama in ogni luogo e potrà usufruire di molte armi divine». In seguito, la moglie più giovane di Pandu, Madri, diede alla luce due figli che furono chiamati Nakula e Sahadeva. Questi cinque figli di Pandu, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, diventarono famosi come i Pandava. Ora, poiché Pandu aveva rinunciato al trono per ritirarsi nella foresta, Dhritarashtra aveva temporaneamente assunto la reggenza finché il figlio maggiore di Pandu, Yudhishthira, non avesse raggiunto la maggiore età. Molto tempo prima che giungesse quel momento, tuttavia, Pandu morì per effetto della maledizione e anche Madri si tolse la vita salendo sulla sua pira funebre. I cinque Pandava rimasero dunque affidati alle cure della regina Kunti. Dopo la morte di Pandu, i saggi che vivevano nella foresta portarono i cinque giovani principi e Kunti alla corte dei Kaurava, ad Hastinapura, nei pressi dell'odierna Delhi. Ad Hastinapura, la capitale del regno, i cinque ragazzi ricevettero un'educazione degna di un re sotto la tutela di Dhritarashtra e del nobile Vidura, il fratello di Pandu. Ma non era destino che la successione al potere fosse tranquilla. Benché in un primo momento Dhritarashtra avesse riconosciuto la primogenitura di Yudhishthira, più tardi si lasciò strumentalizzare dal figlio maggiore, Duryodhana, che era assetato di potere e ambiva a salire al trono al posto di Yudhishthira. Spinto da un'invidia incontrollabile, Duryodhana complottò contro i Pandava e con la riluttante approvazione del debole Dhritarashtra li perseguitò in mille modi. Dopo aver ripetutamente attentato alla loro vita ad Hastinapura, Duryodhana li invitò in una residenza della provincia e là cercò di assassinarli appiccando il fuoco alla casa. Durante tutte queste peripezie, i cinque giovani Pandava erano accompagnati dalla loro coraggiosa madre, Kunti, che soffrì per le atrocità di Duryodhana accanto ai suoi amati figli. Tuttavia, per miracolo, Kunti e i Pandava sfuggirono alla morte nei ripetuti attentati, perché si trovavano sotto l'amorosa protezione di Sri Krishna, che era disceso per manifestare i suoi divertimenti sulla terra. Infine Duryodhana, da astuto uomo politico, sottrasse con l'inganno il regno e la libertà ai Pandava in una partita a dadi. In conseguenza di ciò, la moglie dei Pandava, Draupadi, fu insultata dai Kaurava, e i Pandava stessi furono costretti a trascorrere 13 anni in esilio nella foresta, con grande dolore di Kunti. Al termine di questo esilio, i Pandava tornarono ad Hastinapura per reclamare il regno che spettava loro di diritto, ma Duryodhana oppose un netto rifiuto. Dopo alcuni tentativi infruttuosi di appianare l'ostilità, Yudhishthira invitò Krishna stesso per assicurare con mezzi pacifici la restituzione del regno ai Pandava. Tuttavia, a causa dell'ostinazione di Duryodhana, perfino questo tentativo fu vano e le due parti si prepararono alla battaglia. Allo scopo di favorire il ritorno di Yudhishthira al trono o per ostacolarlo, grandi guerrieri arrivarono da ogni angolo della terra e si riunirono sulla scena di quella che sarebbe diventata una guerra mondiale devastatrice. La battaglia infuriò tremenda per 18 giorni nella storica radura di Kurukshetra, in prossimità di Hastinapura, e alla fine soltanto un pugno di uomini rimasero superstiti sul campo dove molti milioni di guerrieri si erano affrontati. Soltanto Sri Krishna, i Pandava e pochi altri sopravvissero al massacro. I Kaurava, Duryodhana e i suoi fratelli furono annientati. In un disperato gesto di vendetta, Ashvatthama, uno dei Kaurava sopravvissuti, assassinò senza pietà i cinque figli di Draupadi, immersi nel sonno.
La regina Kunti dovette quindi subire un ultimo colpo, la perdita dei suoi nipoti. Arrestato e trascinato nel campo dei Pandava come un animale, Ashvatthama fu slegato e liberato soltanto grazie all'incredibile compassione di Draupadi, la madre dei ragazzi assassinati, nuora di Kunti, che intercedette a suo favore. Ma lo spudorato Ashvatthama, scagliando l'arma suprema, il Brahmastra, compì un altro tentativo di uccidere l'ultimo erede dei Pandava, il nipote che si trovava ancora nel grembo della madre, Uttara. Nel vedere che il missile si stava dirigendo su di lei, Uttara si precipitò immediatamente a cercare rifugio in Sri Krishna, che era sul punto di partire per Dwaraka, la sua maestosa capitale. Krishna protesse i Pandava e la loro madre Kunti dalla morte imminente, bloccando col suo disco Sudarsana l'incontrollabile calore e le radiazioni dell'arma. Dopo aver liberato i Pandava da quest'ultima calamità ed essersi assicurato che la sua missione era stata portata a termine, Krishna si preparò nuovamente a partire. Per anni Duryodhana aveva tormentato la famiglia della regina Kunti, ma ogni volta Krishna l'aveva protetta. E ora se ne stava andando. Kunti era sopraffatta e pregò Krishna con parole che sgorgavano dal più profondo del cuore. Kunti era la zia di Krishna. Egli era disceso come figlio di suo fratello Vasudeva, ma nonostante la relazione convenzionale che la univa al Signore, comprendeva pienamente la sua elevata e divina identità. Kunti sapeva perfettamente che Krishna era disceso dalla sua dimora nel mondo spirituale per venire a liberare la terra dagli eserciti demoniaci e per ristabilire la giustizia. Poco prima della grande guerra, Krishna aveva rivelato tutto ciò al figlio di Kunti, Arjuna, con parole che sarebbero state rese immortali nella Bhagavad Gita. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di Bharata, io vengo in persona. Discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. Krishna aveva compiuto la sua missione di annientare i miscredenti organizzando la distruzione degli empi Kaurava. Poi aveva installato Yudhishthira sul trono per stabilire il regno dei Pandava e aveva consolato i parenti dei guerrieri uccisi. L'imminente partenza del Signore fornisce lo scenario adatto per le sublimi preghiere della regina Kunti. Avvicinandosi al carro del Signore per rivolgergli le sue preghiere, Kunti aveva l'immediato intento di persuaderlo a rimanere ad Hastinapura per proteggere il governo dei Pandava da rappresaglie. O mio Signore, ci lascerai oggi, noi che dipendiamo completamente dalla tua misericordia, noi che davanti all'ostilità che ci mostrano ora tutti i re non abbiamo altro rifugio che i tuoi piedi di loto? Da questa supplica non dobbiamo trarre l'errata conclusione che le preghiere di Kunti fossero dettate da motivi egoistici. Le sue sofferenze erano state ben più grandi di quelle che una persona comune poteva tollerare, eppure Kunti non chiede sollievo. Anzi, prega di soffrire ancora di più, perché sa che le sofferenze aumenteranno la sua devozione per il Signore e la condurranno alla suprema liberazione. Mio caro Krishna, la tua grazia ci ha già salvati da una torta avvelenata, da un grande incendio, dai denti dei mangiatori di uomini, da una pericolosa assemblea, da numerose sofferenze durante il nostro esilio nella foresta e da una battaglia in cui grandi generali si affrontavano. Vorrei che queste sventure ci colpissero ancora e ancora in modo da poter rimanere sempre in tua presenza. Perché la tua presenza allontana definitivamente da noi il ciclo ripetuto di nascite e morti. Le parole di Kunti, l'effusione semplice e illuminante dell'anima di una grande santa devota, rivelano le più profonde emozioni trascendentali del cuore
e insieme le più profonde comprensioni filosofiche e teologiche dell'intelletto. Le sue sono parole di glorificazione, dettate da un divino amore colmo di saggezza. O Signore di Madhu, fa che la mia attenzione sia sempre rivolta verso di te e nessun altro, come senza ostacoli il Gange scorre continuamente verso l'oceano. La spontanea glorificazione che Kunti fa di Sri Krishna e la sua descrizione della via spirituale sono state rese immortali dal Mahabharata e dal Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam, e sono state recitate, cantate e studiate da saggi e filosofi per migliaia di anni. Le preghiere della regina Kunti, così come appaiono nel primo canto del Bhagavatam, consistono soltanto di 26 versi, dal 18 al 43 dell'ottavo capitolo, eppure sono considerate un capolavoro sia in campo filosofico e teologico che letterario. Questo libro riporta quei versi ispirati con l'aggiunta dell'illuminato commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acharya, fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, il più rinomato studioso dei Veda e guida spirituale dei nostri tempi. Oltre al commento originario scritto nel 1962, il libro include ulteriori spiegazioni, fornite più recentemente da Srila Prabhupada, in una interessantissima serie di lezioni. In queste memorabili conferenze, tenute nella primavera del 1973, nella sede occidentale di Los Angeles della ISKCON, Srila Prabhupada analizzò questi versi in modo molto più elaborato, illuminandoli di più intensa luce. Questa nuova pubblicazione delle edizioni Bhaktivedanta, corredata da riproduzioni a colori di ottimi dipinti a olio originali, costituirà un prezioso arricchimento per le librerie di coloro che cercano una comprensione più profonda dei misteri della vita. Scritta da un uomo di profonda devozione e cultura, quest'opera offrirà a ogni lettore una guida sicura sulla via universale che conduce alla vera saggezza e all'illuminazione spirituale. Capitolo 1. La persona originale. Srimati Kunti disse: «O Krishna, offro il mio rispettoso omaggio a te, che sei l'essere supremo nella sua forma originale e vivi al di là delle influenze della natura materiale. Sebbene tu viva in ogni essere e anche fuori di ogni essere, nessuno ti vede». Benché interpretasse la parte di suo nipote, Srimati Kunti Devi sapeva bene che Krishna è Dio, la persona suprema. Una donna così illuminata non avrebbe potuto commettere l'errore di offrire i suoi omaggi a un nipote. Perciò si rivolse a lui come al Purusha originale, situato al di là del cosmo materiale. Sebbene anche tutti gli esseri individuali siano trascendentali, non sono né originali né infallibili. Gli esseri individuali sono inclini a cadere sotto il controllo della natura materiale, ma per il Signore non è così. Nei Veda egli è definito quindi il più importante tra tutti gli esseri individuali. Inoltre è chiamato anche Ishvara, colui che esercita il controllo. Anche gli esseri individuali o gli esseri celesti come Chandra e Surya sono in qualche misura Ishvara, ma nessuno di loro è il supremo Ishvara, colui che esercita il supremo controllo. Krishna è il Parameshvara, l'anima suprema, e risiede sia all'interno che all'esterno. Pur essendo presente dinanzi a Srimati Kunti come suo nipote, egli era anche dentro di lei e in tutti gli altri esseri. Nella Bhagavad Gita il Signore afferma: «Sono nel cuore di ogni essere e soltanto da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi, perché io sono l'autore dei Veda e colui che insegna il Vedanta».
La regina Kunti afferma che il Signore, pur trovandosi all'interno e all'esterno di tutti gli esseri individuali, è sempre invisibile. In un certo senso, il Signore è un mistero per l'uomo comune. La regina Kunti sperimentava personalmente che Sri Krishna era presente dinanzi a lei, eppure era entrato nel grembo di Uttara per salvare il suo bambino non ancora nato dall'attacco del Brahmastra di Asvattama. Kunti stessa era confusa. Non riusciva a stabilire se Sri Krishna è onnipresente o localizzato. In realtà egli è sia l'uno che l'altro, ma si riserva il diritto di non manifestarsi alle persone che non sono anime sottomesse. Questo diaframma di controllo, che è definito l'energia Maya del Signore Supremo, regola la visione limitata dell'anima ribelle. Esso è spiegato nel modo seguente. Capitolo 2. Oltre i sensi. Situato al di là della limitata percezione dei sensi, tu, l'eternamente irreprensibile, nascosto dal velo dell'energia illusoria, rimani invisibile agli occhi dello stolto, proprio come un attore è reso irriconoscibile dal suo travestimento. Nella Bhagavad Gita, il Signore, Sri Krishna, afferma che le persone meno intelligenti si ingannano sul suo conto, pensando che egli sia un uomo comune come noi, e quindi lo deridono. Qui la regina Kunti ribadisce la medesima affermazione. Le persone meno intelligenti sono coloro che si ribellano all'autorità del Signore. Queste persone sono definite Asura. Gli Asura non possono riconoscere l'autorità del Signore. Quando il Signore appare in persona tra noi, nelle forme di Rama, di Narsima, di Varaha o nella sua forma originale di Krishna, compie molte gesta meravigliose che sono umanamente irrealizzabili. Come vedremo nel decimo canto di questa grande opera, il Signore Sri Krishna manifestò le sue attività che umanamente non è possibile realizzare fin dai giorni in cui stava ancora sulle ginocchia di sua madre. Egli uccise la strega Putana, che pure aveva unto il suo seno col veleno allo scopo di uccidere il Signore. Come un bambino comune, Krishna succhiò il suo latte e succhiando la privò anche dell'energia vitale. Similmente, proprio come un bambino solleva un fungo, Krishna sollevò la collina Govardhana e la sostenne per 7 giorni consecutivi al solo fine di dare protezione agli abitanti di Vrindavana. Queste sono alcune tra le gesta sovrumane del Signore, la cui descrizione si trova in scritture vediche autorevoli come i Purana, le Itihasa, i racconti storici, e le Upanishad. Il Signore ha fornito meravigliosi insegnamenti nella forma della Bhagavad Gita e ha esibito meravigliose abilità di guerriero, di marito, di maestro e di persona dedita alla rinuncia. Egli è accettato come Dio, la Persona Suprema, da personalità autorevoli come Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Sankara, Ramanuja, Sri Caitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishvanatha Chakravarti, Bhakti Siddhanta Sarasvati e da tutte le altre autorità nella successione dei maestri spirituali. Inoltre, egli stesso si proclamò tale in molti brani delle scritture autentiche. Eppure, esistono persone dalla mentalità demoniaca che sono sempre riluttanti ad accettare il Signore come la verità suprema e assoluta. Ciò è dovuto, in parte, alla loro scarsa conoscenza e in parte alla loro tremenda ostinazione, imputabile alle cattive azioni compiute nel passato e nel presente. Queste persone non poterono riconoscerlo nemmeno quando egli si trovava presente di fronte a loro. Un'altra difficoltà consiste nel fatto che le persone che dipendono in maggior misura dai propri sensi imperfetti non possono realizzare che lui è il Signore Supremo. Tra queste persone si possono annoverare, per esempio, alcuni scienziati moderni che vogliono conoscere ogni cosa mediante la conoscenza sperimentale. Tuttavia,
non è possibile conoscere la persona suprema attraverso una conoscenza sperimentale imperfetta. In questo verso il Signore è definito adoxaia, cioè al di là della portata della conoscenza sperimentale. Tutti i nostri sensi sono imperfetti, ma noi pretendiamo di sottoporre a osservazione qualsiasi cosa, mentre dovremmo ammettere che tale osservazione è possibile soltanto secondo determinate condizioni, e queste condizioni sono al di là del nostro controllo. Il Signore è al di là della percezione dei sensi. La regina Kunti ammette questa carenza dell'anima condizionata. Per le persone meno intelligenti sono necessarie facilitazioni quali i templi, le moschee o le chiese, affinché sia possibile cominciare a riconoscere l'autorità del Signore e ad ascoltare ciò che lo riguarda da persone autorevoli in questi luoghi santi. Per le persone meno intelligenti, l'inizio della vita spirituale è essenziale, e soltanto gli sciocchi sminuiscono l'importanza di questi luoghi di adorazione che sono necessari per elevare il livello delle qualità spirituali nelle masse. Per le persone meno intelligenti, inchinarsi davanti all'autorità del Signore, come si fa generalmente nei templi, nelle moschee o nelle chiese, è tanto benefico quanto per i devoti avanzati meditare su di lui mediante il servizio attivo. Capitolo 3. La donna più intelligente. Tu discendi personalmente in questo mondo per introdurre la scienza trascendentale del servizio di devozione nel cuore degli spiritualisti elevati e in quello dei pensatori che si sono purificati fino al punto di distinguere lo spirito dalla materia. Ma noi donne, come possiamo conoscerti perfettamente? Neppure i più grandi studiosi di filosofia possono accedere alla sfera del Signore. È detto nelle Upanishad che la verità suprema, Dio, la persona sovrana e assoluta, è al di là della portata del pensiero del più grande filosofo. Non può essere conosciuto neppure con la più grande erudizione o col più grande cervello. Soltanto chi ha ricevuto la sua misericordia potrà conoscerlo. Gli altri potranno continuare a speculare su di lui per anni, senza peraltro riuscire a conoscerlo. Questa realtà è confermata qui dalla regina, che interpreta la parte di una semplice donna. Generalmente le donne non sono portate alla speculazione filosofica, ma sono benedette dal Signore perché sono pronte a credere alla sua superiorità e alla sua onnipotenza e gli offrono i loro omaggi senza riserve. Il Signore è così buono che non manifesta un favore speciale solo ai grandi filosofi. Egli conosce la sincerità delle intenzioni. È soltanto per questa ragione che generalmente le donne si riuniscono molto numerose nelle funzioni religiose di ogni genere. In ogni paese e in ogni forma di religione, le donne si mostrano più interessate degli uomini. Questa semplicità nell'accettare l'autorità del Signore è più efficace di un'esibizione di fervore religioso poco sincero. Kunti Devi rivolse le sue preghiere al Signore in modo molto sottomesso, e questa è la caratteristica di un Vaishnava. Il Signore, Krishna, era andato a offrire il suo rispetto a Kunti Devi raccogliendo la polvere dei suoi piedi. Poiché considerava Kunti Devi sua zia, Krishna era solito toccare i suoi piedi, ma pur trovandosi in una posizione così elevata, praticamente al medesimo livello di Yasodamai, la madre di Krishna, Kunti Devi era così sottomessa che pregava Krishna con queste parole: Krishna, tu puoi essere conosciuto dai Paramahamsa, i trascendentalisti più elevati, ma io sono una semplice donna, come posso vederti? Secondo il sistema vedico esistono 4 divisioni sociali. Le persone che appartengono alle classi sociali più elevate sono i Brahmana, gli intellettuali, poi seguono gli Kshatriya, i militari e gli amministratori, i Vaisya, gli agricoltori e i commercianti, e infine i Sudra,
i lavoratori comuni. La posizione di ogni persona in questo sistema sociale è determinata dalle qualità individuali e dal lavoro di ognuno, guna karma. Secondo questi riferimenti, le donne, i sudra e i dvijabandhu sono considerati apparentemente alla medesima categoria. Il termine dvijabandhu si riferisce a una persona nata in una nobile famiglia di brahmana o di ksatriya, ma priva delle qualità proprie di quella categoria. La posizione sociale di un individuo, secondo il sistema vedico, è determinata dalle sue qualità. Questo è un criterio di grande utilità. Supponiamo che un uomo sia figlio di un giudice della Corte Suprema. Ciò non significa che anche lui sia un giudice. Eppure, chi nasce in una famiglia di brahmana, anche se non possiede alcuna qualità, anzi, anche se è un mascalzone fatto e finito, ha la pretesa di essere un brahmana. Benché sia dotato di qualità inferiori a quelle di un sudra, la gente lo considera un brahmana. Questa fu la causa della degradazione nella civiltà vedica. Talvolta i brahmana in India si oppongono recisamente al mio movimento per il fatto che io educo e accetto brahmana dall'Europa e dall'America. Ma noi non ci preoccupiamo delle loro obiezioni, come farebbe del resto qualsiasi altra persona ragionevole. Sri Caitanya Mahaprabhu disse: «In ogni città e villaggio del mondo sarà predicato il movimento per la coscienza di Krishna». Perché allora gli europei e gli americani non potrebbero diventare brahmana? In realtà, chi viene alla coscienza di Krishna ha già superato il brahmanesimo. È affermato nella Bhagavad Gita. Chi si impegna nel Bhakti Yoga supera le influenze della natura materiale e si eleva immediatamente al livello trascendentale, Brahma Bhuta. La persona che si impegna pienamente nel Bhakti Yoga raggiunge il più alto livello trascendentale. A maggior ragione, quindi, potrà essere considerata un brahmana. L'idea stereotipata e preconcetta che soltanto una persona nata in una famiglia di brahmana possa diventare un brahmana ha ucciso la civiltà vedica. Ma ora noi stiamo riportando in vita la giusta conclusione che a tutti è concesso di raggiungere la perfezione. Nella Bhagavad Gita Sri Krishna dice: «O figlio di Pruta, coloro che prendono rifugio in me, anche se di bassa nascita, possono raggiungere la destinazione suprema. Benché le donne, i sudra e i vaisya, siano generalmente considerati appartenere a una categoria inferiore, quando diventano devoti superano tali designazioni. Generalmente le donne, i sudra e i vaisya, sono considerati meno intelligenti, ma la persona che si dedica alla coscienza di Krishna è considerata la più intelligente, come è affermato nella Caitanya Caritamrta. E Caitanya Mahaprabhu dice: «Tra tutti gli esseri che vanno errando per l'universo intero, una persona molto fortunata riceve il seme del servizio devozionale per la misericordia del Maestro spirituale e di Krishna». Il movimento per la coscienza di Krishna non è fatto di miserabili e diseredati. No, anzi, è composto di persone molto fortunate. Chi si è rivolto alla coscienza di Krishna deve essere considerato il più fortunato, perché ha trovato il modo di rendere perfetta la propria vita. Una persona cosciente di Krishna, che compie bene i suoi doveri, è la persona più fortunata e più perfetta, come umilmente afferma qui Kunti Devi. Pur vivendo in un corpo di donna, Kunti era una devota. Non era quindi poco intelligente, come le donne comuni. Era anzi estremamente intelligente, perché riconosceva che Krishna è Dio, la persona suprema. È venuto da me per offrirmi i suoi rispetti, perché da un punto di vista materiale sembra essere mio nipote, ma egli è Dio, la persona suprema. Per questa ragione, nel verso precedente diceva: «Tu non puoi essere visto dagli uomini comuni, benché tu sia in ogni luogo, all'interno come all'esterno». In un altro verso diceva ancora: «Gli sciocchi e i malvagi non possono vederti».
Questo sta ad indicare che Kunti poteva vederlo. Se non fosse stata in grado di vedere Krishna così com'è, come avrebbe potuto dire «Tu trascendi questa creazione materiale»? Ora, anche qui, in questo verso, Kunti continua a esprimersi con umiltà, qualità che è molto importante nel servizio devozionale. È per questa ragione che Caitanya Mahaprabhu ci insegna: bisogna essere più tolleranti di un albero e più umili di un filo d'erba per progredire nella vita spirituale. Ciò è necessario perché il fatto di vivere in questo mondo materiale comporta innumerevoli difficoltà, proprio come la traversata dell'oceano. Non ci si può aspettare di trovare una situazione tranquilla nel mezzo dell'oceano. Anche un vascello molto grande può trovarsi in difficoltà e in ogni momento possono alzarsi onde terribili. Similmente, in questo mondo materiale dobbiamo sempre aspettarci di dover affrontare situazioni pericolose. Non ci si può aspettare una vita tranquilla in questo mondo materiale. Gli Shastra, le scritture vediche, insegnano che a ogni passo c'è un pericolo, ma chi diventa devoto può salvarsi. Se una persona sceglie la coscienza di Krishna, all'inizio dovrà affrontare molte difficoltà causate da Maya, l'energia materiale illusoria. Maya ci metterà alla prova per valutare la nostra stabilità nella coscienza di Krishna. Poiché agisce per conto di Krishna, Maya non permette a nessuno di disturbarlo liberamente. Per questa ragione mette alla prova molto severamente le persone per vedere se cercano la coscienza di Krishna allo scopo di disturbare Krishna oppure sono veramente serie. Questo è l'incarico di Maya. Perciò all'inizio Maya ci metterà alla prova e incontreremo innumerevoli ostacoli durante il nostro progresso nella coscienza di Krishna. Tuttavia, se seguiamo le regole e cantiamo regolarmente il mantra, come è stato prescritto, rimarremo stabili. Se invece trascuriamo questi principi, Maya ci catturerà immediatamente. Maya è sempre pronta. Noi siamo nell'oceano e possiamo essere disturbati in ogni momento. La persona che non si lascia turbare è detta Paramamsa. Kunti Devi afferma quindi: tu puoi essere compreso dai Paramamsa. La parola Parama significa supremo e Amsa significa cigno. Paramamsa significa dunque il cigno perfetto. Se offriamo a un cigno del latte mischiato con acqua, il cigno prenderà solo il latte e lascerà l'acqua. Similmente, questo mondo materiale è composto di due nature, quella inferiore e quella superiore. La natura superiore è la vita spirituale e la natura inferiore è la vita materiale. Così, una persona che lascia la parte materiale di questo mondo e accetta solo la parte spirituale è definita Paramamsa. Dobbiamo sapere che le attività del corpo sono dovute all'anima presente nel corpo. Questa è la realtà. Il corpo è soltanto la copertura esterna. Similmente si deve sapere che Krishna è il vero centro di tutte le attività e chi ne è cosciente è un Paramamsa. Il Bhakti Yoga è quindi destinato al Paramamsa, a colui che sa che Krishna è il vero centro. Krishna afferma nella Bhagavad Gita: io sono l'origine di ogni cosa, da me tutto emana. Chiunque sa non solo teoricamente, ma anche praticamente che Krishna è la causa di tutte le cose e ne è fermamente convinto, è un Paramamsa. Kunti Devi afferma: tu sei destinato ai Paramamsa, non agli sciocchi e ai malvagi. Sei per i Paramamsa e i Muni. Il termine Muninam si riferisce alle persone riflessive o ai pensatori, mentre Amalatmanam si riferisce a chi ha il cuore libero dalla sporcizia. Il cuore di un materialista è pieno di sporcizia, nella forma di lussuria e avidità. Poiché sono avidi e lussuriosi, tutti i materialisti hanno il cuore pieno di sporcizia, ma Amalatmanam
si riferisce a coloro che sono liberi da queste due forme di contaminazione. Il Bhakti Yoga è destinato a coloro che hanno il cuore pulito, non alle persone avide e lussuriose. Naturalmente queste persone possono cercare di progredire e gradualmente sarà loro possibile elevarsi, ma una volta che il Bhakti Yoga è raggiunto, la lussuria o l'avidità non sono più presenti. Viraktir Anyatra Ka. Questa è la prova. Quando una persona è libera dalla lussuria e dall'avidità, è situata nel Bhakti Yoga ed è veramente un Paramamsha. Kunti Devi dice umilmente: tu sei la meta dei Paramamsha e dei Muni, le persone che hanno il cuore pulito e sono impegnate nel Bhakti Yoga. Ma noi siamo soltanto donne e apparteniamo a una categoria inferiore. Come possiamo comprenderti? Sebbene comprendesse ogni cosa, prendeva la posizione di una donna comune e diceva: come posso capirti? Questa è umiltà.